Marco Sani, perché un libro sui consultori a 40 anni dalla legge, naturalmente? Primo perché mi piace ricordare dei momenti storici e quindi 40 anni di una legge così importante non potevano passare sotto silenzio. Se avete visto la rassegna stampa di quei giorni, soltanto il Fatto Quotidiano ha riportato che c'erano 40 anni nei consultori, nessun momento dei telegiornali, radiogiornali, eccetera, ha riportato questa notizia. La ritengo grave. Quando c'è stato l'anniversario della legge del fumo, tutti i telegiornali ne hanno parlato. Allora, a questo punto che cosa significa? Che c'è minore attenzione sui consultori? Assolutamente sì, ma c'è anche minore attenzione sulle donne che con le loro battaglie hanno costituito quella che oggi sono i consultori al di là della legge. Una legge eccezionale, bellissima, sia in partenza dal 75 che con il POMI del 2000. Sono passati soltanto 15 anni. Qualcuno dice bisogna rivedere la legge. No, bisogna attuarla la legge. Perché soltanto così si darà dignità a chi ha fatto la legge, alle donne, ma soprattutto alle famiglie, perché consultorio non significa curare delle malattie, significa vedere la famiglia nel suo insieme, prevenzione, diagnosi, assistenza e mediazione culturale e familiare. Grazie Marco Sani.